Torna il bel tempo e tornano le manifestazioni a stampo estivo nei quartieri della città di Fano. Questa volta tocca quella di Fenile, con la settima edizione del Fagiano e della Fragola, in programma il 7, 8 e 9 giugno nel parco della Fondazione Agraria Cante di Montevecchio. Ma non tutti sanno che quella del Fagiano e della Fragola è una delle antiche sagre di Fano che la stessa fondazione ha voluto riportare negli ultimi anni al massimo livello. Tanti anni fa, dagli anni 70-80, era partita questa manifestazione, mi ricordo io ero giovane e vedevo che a Fenile, all'interno di una piccola struttura, c'erano migliaia e migliaia di persone che venivano a questa festa. Dopodiché, perché si è fatta all'interno, è stato intitolato il parco Parco del Fagiano, perché all'interno di questo parco, che era praticamente... non era sistemato come adesso, i fagiani andavano a rifocillarsi, a dormire, a mangiare e a bere all'interno del ruscello che passa all'interno della fondazione. Dopodiché, dopo tanti anni, io quando sono stato eletto presidente della fondazione nel 2011, ho voluto riprendere questa manifestazione, visto che si era sistemato il parco, tutto quanto, eccetera. Dal 2011 a oggi abbiamo fatto tutte le manifestazioni, tutti gli altri anni è andata molto bene perché è una festa molto sentita. L'evento si animerà per tutte e tre le giornate con stand gastronomici dove gli chef prepareranno diversi piatti a base di fagiano, mentre a concludere, come dice il titolo dell'evento, con una golosissima coppetta di fragole e panna. Per quanto riguarda il catering, quest'anno abbiamo Vittoria Catering Banqueting e con un menù ricco, sicuramente quello che farà da padrone è il fagiano e la fragola, perché è una cosa molto sentita. Invito a tutti a partecipare alla manifestazione e vi ringrazio fin d'ora e ci auguriamo che il tempo ci possa permettere di fare questa bellissima manifestazione che tutti gli anni ha avuto un gran successo. Ma oltre al buon cibo, come ogni festa paesana, non può mancare anche il ballo, con le migliori orchestre dal vivo e la musica di qualità. Venerdì ci sarà Sara Grassetti, la bella Sara Grassetti con la sua fisarmonica, mentre sabato ci sarà l'orchestra La Tradizione e domenica la grande orchestra spettacolo Valli e Palma. Quindi tutti qua alla festa del Fagiano e della Fragola.